Salve ragazzi, cari amici del web, continua il nostro giro serale per Kuala Lumpur. In questo momento mi trovo una piazza senza nome. Prima di iniziare il clip ho chiesto un po' in giro alla gente che nome avesse questa piazza, nessuno me l'ha saputo dire, per cui rimarrà una piazza anonima. Qui veramente una delle caratteristiche principali di Kuala Lumpur è: non chiedete mai informazione a nessuno, perché la gente qui sono degli ignori incredibili. Nessuno ti sa dare un'indicazione, un'informazione, oppure se ve la danno sbagliata. Vivono un po' fuori dal mondo, non lo fanno con cattiveria e gente che si accontenta di un pugno di riso, fanno la stessa vita tutti i giorni, fanno lo stesso tragitto, al di fuori di quello non sono a conoscenza delle altre zone della città. Gli ho chiesto a uno, per esempio, che nome avesse questa piazza, mi ha detto: questa non lo so, però ti so dire la piazza dall'altra parte come si chiama. Ecco, guardate, è iniziato un gioco di luci. Vi volevo un gioco con le fontane di luci, bello, bellissimo. Vi volevo presentare questa piazza perché assomiglia a questo angolo qui, questo scorcio, guardate, con queste casette coloniali qua, no? Sembra proprio di essere a Rio de Janeiro. Qui sembra la zona, quella centrale del catete, la zona presidenziale di Rio de Janeiro. Proprio con questi, c'è anche i palazzi moderni di sfondo, guardate, qua abbiamo i famosissimi building moderni con a fianco le casette tipiche di tre piani, stile coloniale. Questa piazzetta sembra veramente di essere a Rio de Janeiro, anche la calura è quella, però devo dire Rio de Janeiro è più calda, però qui c'è molta più umidità. Qui la temperatura a Kuala Lumpur oscilla indicativamente dai 22 ai 32, 33 gradi, 30 gradi diciamo. Indicativamente il diapason è questo qua, però con un altissimo livello di umidità. I 30 gradi qui corrispondono tranquillamente alla calura che trovate nel sud Italia, i 40 gradi che trovate nel sud Italia corrispondono tutti. Il feedback, l'umidità crea questo feedback di calura incredibile. 30 gradi qua, anche di sera così, danno proprio la sensazione di forte calore. In realtà sono solamente 30 gradi, non sono i 40 che possiate trovare d'estate in Italia, però il clima equatoriale è proprio caratterizzato da una grandissima umidità e una costanza del calore. Qui in qualsiasi periodo dell'anno c'è sempre la stessa calura, perché non ci sono le stagioni. Ecco, io non mi ero neanche accorto prima di iniziare il clip che c'erano queste bellissime fontanelle, ma in realtà ci sono. Fra un po' si spengono, si mettono a riposare e poi ricominceranno. Lì abbiamo un bellissimo orologio. Ecco ragazzi, vi saluto con questa magnifica piazza, questo bellissimo scorcio, e continuerò il mio giro esplorativo di Kuala Lumpur, portandovi anche a voi a conoscenza di questo posto spettacolare e meraviglioso. Ok ragazzi, alla prossima!